Chiarissimo. C'è stato chi, anche nei commenti, magari alle varie interviste uscite poi, piuttosto che ai video che ci sono su YouTube, proprio estrapolati da quella puntata di Ballarò, c'è stato chi ha detto: lo sapevi benissimo quali erano le regole fin dal principio, non c'è possibilità di andare in TV per gli attivisti del Movimento 5 Stelle, e quindi è successo quello che è successo, perché ti lamenti? Cosa Non è vero. rispondi? Allora, questi purtroppo sono gli attivisti dell'ultimo momento che hanno probabilmente ascoltato le ultime parole di Grillo degli ultimi mesi prima che io andasse a Ballarò. In realtà non è tuttora assolutamente vero, almeno per quanto riguardi i consiglieri eletti, non parlo dei parlamentari perché lì so che hanno dovuto sottoscrivere delle clausole dire che sono vessatorie, secondo me è riduttivo. Poi ci arriviamo Però, anche lì. esatto, però cioè, per quanto mi riguarda, io non ho mai dovuto sottoscrivere una regola per non partecipare a delle trasmissioni televisive. Non c'è mai stata nessuna regola di questo tipo, tanto è vero che nei vari regolamenti, uno statuto, modalità di candidatura non se ne parla mai. È vero che c'è sempre stato un consiglio a fare molta attenzione a partecipare, perché ovviamente noi non siamo delle persone abituate a stare all'interno di determinati contesti, potrebbero rivelarsi delle trappole e quindi far del male al movimento, quindi sarebbe scorretto nei confronti del movimento, ma è anche vero che io ero stata diverse altre volte sempre in trasmissioni nazionali e il risultato era sempre stato comunque di apprezzamento, critiche perché noi ci bisogna fare attenzione, non andare, attenzione a non mischiarsi. Però alla fine il bilancio era positivo, il commento sulla trasmissione, sulla partecipazione era comunque positiva. Chiaro, chiaro. Allora andiamo avanti con le domande dei lettori. Lisandro Monaco chiede: ho ascoltato la breve intervista a Sky TG24, direi che ne condivido il contenuto, se non che non mi è chiaro come, in termini pratici, lei intende si attuino i propositi auspicati. Chiarisco meglio. Nella pratica, lei pensa che il Movimento 5 Stelle debba o possa dare la fiducia ad un governo guidato dal PD sulla base di un accordo di un programma con l'intento di promuovere le più importanti leggi prima di un prossimo ritorno alle urne? Oppure pensa che il Movimento 5 Stelle non debba stringere alcuna alleanza, come da proprio statuto, e invitare PD e PDL a formare un governo? Oppure ancora, quale altra soluzione politica vedrebbe di buon auspicio? Allora, lì io credo che solamente le persone che sono elette in Parlamento potranno trovare un giusto equilibrio per poter non andare alle urne immediatamente. Io dubito fortemente che voteranno una fiducia a prescindere al Partito Democratico e dubito fortemente che possano che sia possibile un'eventuale alleanza PD-PDL. Secondo me sono percorsi impraticabili. Io credo più che si possa fare un accordo di governo su determinati punti molto precisi, per cui ci sono determinate riforme che vanno fatte, tra cui la legge elettorale, la riduzione di costi della politica, la trasparenza amministrativa, che mi sembra che siano cose tutte abbastanza condivise. Allora focalizzarsi su quei punti fondamentali e innanzitutto fare quelle riforme. Non credo che si potrà andare avanti molto con un governo di questo tipo, per cui almeno cercare di fare le cose condivise da tutti, dopodiché credo che tornare alle urne sia quasi necessario in un contesto di questo tipo. Chiaro. Allora, Francesco Capasso chiede: posto che alleanza non vuol dire affatto sposare un progetto politico, alleanza vuol dire che, come dicevi tu, sedersi e trovare punti d'incontro che facciano poche buone riforme per il paese. Io osservo che quelle offerte dal PD, 8 proposte, siano uguali a quelle di Grillo. Alleanza vuol dire accordarsi su quelle cose e poi ognuno con le mani libere. Si sporcherebbe la razza così facendo? A me sembra proprio di no. Tu cosa ne pensi? Allora, io racconto l'esperienza che ho in consiglio comunale. Io in consiglio comunale riesco, nel momento in cui ci sono delle proposte, cerco di votare le proposte che condivido, indipendentemente dalla forza politica che le propone. Quindi se il PD fa una proposta interessante, la voto, se la fa la Lega, la voto, se il PD ne fa una che non mi piace, non la voto, idem se la fa il PDL, non la voto. Quindi io credo che il metodo che utilizzeranno in Parlamento sia analogo. Se poi ci sono 8 punti che sono condivisi da entrambe le forze politiche, che facciano un'alleanza per portare avanti quegli 8 punti. L'alleanza sarà riferita appunto a queste cose, dopodiché si vedrà. Chiaro. C'è una domanda di Maria Cristina Marri che ti chiede: quant'è presumibilmente il volume di affari del blog di Grillo? Però mi ricordo che tu avevi detto di non saperlo questo. Cambiato Infatti, ma nessuno lo qualcosa? sa. Cioè, il problema è proprio questo.
che intorno al blog di Grillo sicuramente c'è un volume d'affari considerevole. Però nessuno sa niente. Allora, finché il blog di Grillo, non c'era un movimento nazionale, così era anche forse una cosa di poco interesse. Ora che tutto il Movimento 5 Stelle, che è una forza che in alcuni casi ha preso delle percentuali veramente da paura, è comunque il veicolo di questa forza politica, probabilmente un po' di chiarezza anche sui conti del blog sarebbe quantomeno doverosa, per non dire necessaria. Perché insomma è quello il veicolo dell'informazione, quindi capire anche da un punto di vista economico che peso ha, chi c'è dietro e come funziona, mi viene da dire fondamentale. Chiaro. Passiamo un attimo a quelli che sono i neoeletti, no, in Parlamento del Movimento 5 Stelle. So che hanno dovuto firmare delle clausole abbastanza particolari, tra cui anche per esempio non farsi chiamare onorevoli ma soltanto cittadino o cittadina, per esempio non andare in televisione, cose di questo tipo. Posso solo chiederti cosa ne pensi? Ma guarda, sul discorso di come devono essere chiamati gli attivisti, chiamati non chiamati i grillini, non chiamati, quello io credo che sia una cosa un po' naif, per cercare un po' di distinguersi forse dal resto del gruppo del Parlamento, dei vari senatori e insomma, degli onorevoli eletti, perché forse io credo Grillo voglia cercare di mantenerli un po' coi piedi per terra, quindi della serie, ricordatevi che voi siete dei cittadini. È un po' naif come cosa, però potrebbe avere il suo senso. E per quanto riguarda il discorso di non partecipare ai talk show, così io credo che sia una violazione della Costituzione italiana, cioè la Costituzione italiana per l'articolo 21 dice che ognuno è libero di esprimersi come meglio crede, il suo pensiero, la sua parola, il fatto di dire tu puoi parlare ma solo in determinati contesti, secondo me è una riduzione della libertà di espressione che se viene fatta addirittura su un esponente democraticamente eletto dai cittadini è ancora più pericolosa, anche perché comunque per quanto io possa condividere l'opinione sui talk show che comunque tendono ad essere a volte dei teatrini molto tristi, io credo che sia comunque fondamentale utilizzare quegli strumenti per veicolare comunque i propri messaggi. Attraverso comunque lo strumento del talk show si può far vedere quanto uno magari è diverso dagli altri soliti politici. Cioè, anche solo far vedere la differenza, andare lì per uno non è che va nel talk show per sedersi di fianco a un ospite piuttosto che a un altro, va perché ha un pubblico di fronte. Nel momento in cui uno è lì dentro, parla al pubblico che è di fronte, che sia un talk show, che sia un telegiornale, che sia una radio, o che sia una piazza, io credo che faccia molto poca differenza. Sono strumenti di comunicazione. E infatti su questo punto è nata una grande discussione, no? Anche e soprattutto dopo la famosa intervista a Pepe, ma anche in altri casi, no? Il commento più diffuso che ho sentito in questi giorni è: va bene non sapere le cose, non siamo onniscienti, però almeno avere l'umiltà di dire non lo so, lo devo studiare, non ad esempio ho la telefonata sotto oppure non voglio farmi prendere in giro da voi, no? E la domanda è: qual è quindi lo spirito, no, del movimento da questo punto di vista? Perché finora sembrerebbe che ci sia una difesa, no, nei confronti di chi critica il movimento in questo momento, perché finché era il movimento a criticare il potere costituito andava tutto bene, quando adesso il movimento è effettivamente in Parlamento è oggetto di critiche da parte degli altri ed è normale che sia così, giusto? Beh, sicuramente c'è una difficoltà di adattamento, nel senso che finché uno rimane all'opposizione e critica no, e non è abituato a essere al centro dell'attenzione, ha un ruolo. Nel momento in cui il tuo ruolo cambia, devi comunque capire e maturare un ruolo diverso, quindi accettare anche le critiche. Io credo che la difesa che cercano di fare, a volte anche difendendo l'indifendibile, mi viene da dire, sia proprio perché sono molto fragili, sono molto insicure, quindi cercano di difendersi in tutti i modi. Il fatto di ammettere la propria ignoranza è già come posso dire, una presa d'atto di una certa maturità. Io credo che ci sia necessità di crescere molto.
Non voglio generalizzare, come dicevo prima, ci sono persone comunque che sono preparate, che hanno studiato, che probabilmente se gli venissero fatte certe domande avrebbero la risposta pronta. E sono persone che nel caso in cui non sanno la risposta ti dicono anche in maniera molto onesta, guarda, non so, devo informarmi. Altri invece difendono la loro ignoranza attaccando con un po' di arroganza. Dipende secondo me anche dalle persone che uno ha di fronte, però sicuramente sarebbe molto più utile che capissero la critica che viene mossa in modo da capire perché. Se io critico una persona non è che critico perché mi piace dare la bocca, è che trovo qualcosa che non funziona. Uno dovrebbe avere la maturità di capire cosa mi sta dicendo quella persona, perché mi critica, cosa posso migliorare. Qua probabilmente bisognerebbe lavorarci sopra parecchio, perché c'è un po' una punta di presunzione, secondo me c'è, e questo non aiuta a crescere. Chiaro, infatti, nelle varie discussioni che si sono susseguite in questi giorni, che sono state numerosissime davvero, c'è stato chi, in difesa del Movimento 5 Stelle, tra l'altro, diceva che è stata un buon catalizzatore, diciamo, una buona valvola di sfogo per chi invece avrebbe voluto reagire con i forconi. No? E invece Grillo ha dato l'opportunità di discutere o comunque di sfogare questa rabbia in modo diverso. Tu lo vedi così il movimento? Ma questo sicuramente è un'analisi che secondo me va presa in seria considerazione, perché non nascondiamoci, c'è comunque un momento di crisi molto profonda in Italia, crisi sia economica sia di valori, e la gente è molto arrabbiata, perde il lavoro, ci sono dei tagli comunque alla spesa pubblica per cui i servizi vengono ridotti e c'è molto malcontento. Sicuramente Grillo è riuscito attraverso il Movimento 5 Stelle, attraverso la sua modalità di comunicazione, ad aggregare quello che è un malcontento, ad aggregarlo in maniera anche positiva, perché le persone comunque andavano in piazza ed erano contente, erano divertite. Diversamente, questo malcontento avrebbe potuto prendere delle pieghe sicuramente molto più violente e più pericolose. Il problema però adesso qual è? Una volta aggregato questo malcontento, tu hai raccontato agli italiani che sei il meglio, che sei in grado di fare una sorta di rivoluzione, bisogna poi farla, perché nel momento in cui non la fai, se ti trasformi in una delusione anche te, dopo diventa veramente un grosso problema, proprio da gestire anche dopo la rabbia, perché le persone, io spesso mi sono sentita dire quando criticavo il movimento, ma stai zitta tu che ci rovini un sogno. E dico, ma il Movimento 5 Stelle non deve essere un sogno, il Movimento 5 Stelle è una forza politica che può dare molto a questo paese. E se ha delle cose che non funzionano, è giusto che queste cose vengano affrontate. Raccontarsi che è bello perché sennò distruggiamo un sogno è illusorio, è finto. E quando poi questo sogno crolla sul serio, dopo c'è la rivoluzione, ma con i forconi sul serio a questo punto.